beccato di Abdala. Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera, ben ritrovati per la terza puntata stagionale di Primo Piano. Questa sera in primo piano l'atletica leggera e ovviamente la Virtus Lucca, la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, reduce dalla finale oro di Milano, dove le cose sono andate da un certo punto di vista bene, dall'altro un po' meno, perché poi è arrivata ancora una volta quel nono posto che di fatto adesso costringerà la nostra squadra a dover inseguire il punteggio per il prossimo anno. Abbiamo ospiti questa sera per parlare di tutto questo il presidente della Virtus Lucca Adriano Montinari. Buonasera Adriano. Buonasera. Grazie di essere con noi. E il direttore tecnico Matteo Martinelli. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera Guido. Uno è mezzo influenzato, l'altro con poca voce. Sono presidente, sono i residui di, sì, di Milano. Sì, sono tutti, sono tutti residui di Milano. Allora, abbiamo speso tanta voce. Facciamo una cosa, Matteo, visto che abbiamo tante immagini, con le immagini, insomma, cerchiamo di farne vedere più che possiamo, perché presidente, io dicevo, una bella prestazione sicuramente, perché credo che alla fine ci sia tanto rammarico per non aver fatto quell'ottavo posto che forse potevate fare, però ragazzi, la squadra alla fine si è comportata più che dignitosamente, mi pare. Io credo che di più non potevano fare, cioè come al solito io mi metto lì e faccio i conti, come ben sapete, come ben sapete, questa volta avevo previsto 48 punti. Ne abbiamo fatti 47. Ne è mancato uno che sarebbe stato determinante, però è mancata soprattutto il punteggio della 4x400. Cioè, in pratica noi, se l'Orsi non si fosse infortunato prima della partenza della 4x400, praticamente con l'Orsi in squadra avremmo avuto quei 5 punti in più che ci permettevano di rimanere in oro. Quindi siamo stati sconfitti da un infortunio. Certamente la fortuna, Matteo, fa la sua parte, no? Che tu puoi preparare i ragazzi possono prepararsi al meglio, anche se poi ricordiamo che siamo a fine stagione, ma questo vale per tutte le squadre, no? Però alla fine è la regola dello sport. A volte la fortuna aiuta, a volte no. Noi onestamente spesso no, però fa parte del gioco, fa parte dello sport, ne va preso atto con dispiacere, ma anche con orgoglio, perché i ragazzi sono stati veramente fantastici e, al di là delle proiezioni del presidente, secondo me anche in maniera superiore a quelle che potevano essere le più rosee aspettative. Tra l'altro, Matteo, adesso continuiamo a vedere poi le immagini. Avevate chiuso la prima giornata anche con un, mi permetto di dire, clamoroso quinto posto. Sappiamo che le due giornate sono articolate in modo tale che magari una squadra può essere avvantaggiata dalle gare, dagli atleti che è in lizza nel primo giorno e magari un po' meno nella seconda. Però prima giornata molto molto bene, addirittura con una vittoria, mi sembra, diversi podi. Prima giornata veramente bellissima. Sapevamo che era anche la nostra giornata migliore da un punto di vista tecnico. Una giornata dove ha visto la vittoria di Chisorio sui 3.000 siepi, il secondo posto di Giacomo Puccini, che è rientrato finalmente in gara ad altissimi livelli nel lancio del giavellotto, terzo Picchiottino nella marcia, diversi altri piazzamenti, fra cui mi piace e mi preme sottolineare il sesto posto di Said Taki nei 3.000 siepi. Ricordiamoli, perché della prima giornata, lo dico subito, non abbiamo immagini, quindi magari è bene ricordarli. Oltre alle prestazioni che dicevo, che segnalavo ora, ripeto, il sesto posto di Said Taki nei 3.000 siepi, un ragazzo giovanissimo, primo anno categoria juniores, e dietro un nugolo di atleti keniani che indubbiamente hanno un passo ad oggi almeno non fattibile per Said, ma comunque si è espresso a grandissimi livelli, 9.04. Alessandro Orsi, settimo nei 400, la staffetta 4x100, che invece si è classificata al nono posto. Presidente Consignora, con quella cartellina azzurra, qui c'è anche Matteo, è lì che fa le proiezioni il presidente, vero? Conteneva tutto. E presidente, aveva previsto che Speri salisse a 2 metri invece? No, ci speravo. Sì. Però purtroppo non ci è servito, perché è il nono posto.
E qui invece siamo alla gara di salto in lungo, con, non so se sulla prima giornata avevi chiuso Matteo. Sì, no. Sostanza, Vianello nel salto con l'asta, 4,40 m, anche lui primo anno categoria juniores al sesto posto. E qui vediamo in azione Marco Ribolzi nel salto in lungo della domenica mattina. Che ricordiamo soprattutto è un grande specialista delle prove multiple. E questo è fondamentale. Quindi si è dovuto adattare, vista l'assenza di Lamont, si è dovuto adattare. Esatto, l'assenza di Lamont. Non ci scordiamo che durante la stagione la squadra per motivi importanti ha perso Marco Taddeucci, che improvvisamente per motivi di salute si è dovuto ritirare e allontanare dall'atletica leggera. O non ci dimentichiamo Marco che era un altro da 7,30 7,30 quindi. E sarebbe stato fondamentale. Con i se e con i ma non si va avanti. Marco Ribolzi si è ottimamente comportato. Leonardo Monacci qui in azione direi che è stato sfortunato. Il sabato nel salto triplo dove ha mancato la finale di pochissimo, e la domenica con una disavventura nella fase di riscaldamento dove gli hanno rubato le scarpe chiodate, e quindi è sceso in pedana ma con le scarpe di a velocità di Alessandro Orsi. Non è la stessa cosa, immagino. No, per niente. E poi più che altro a livello psicologico non è certo il modo migliore di approcciare la gara. Presidente, come mai fra tanta gioventù e tante persone che vai, magari chi lo sa chi gliela rubate, ma gliel'hanno rubata? Beh, era fuori, al parco dell'arena. Ah, al parco dell'arena. Com'era questo impianto, Presidente, che trasudava, credo, trasudi di storia, no? Sì, trasudi di storia, però era un po' Peppino Meazza, un po' vetusto? Un po' malinconico, più che altro, nel senso non... cioè è stato... questo regolamento, no? Ora speri intanto, sì, no? Infatti, sì, con i due metri. Con i due metri. Questo regolamento qui che praticamente premiava dal primo all'ottavo posto... si è cambiato rispetto agli altri. Sì, è praticamente, sì, è vero che ora sono più veloci, cioè siamo più rapidi a sapere i risultati, no? Però poi nella realtà modifica molto i valori in campo, perché noi per esempio abbiamo 4 noni posti. Dove, dove avete fatto zero, zero. Capito? Cioè, non è, mentre con le, non è una cosa da poco lei conto. Che insomma è, come si chiama quello delle proiezioni che quando ci sono le no vabbè col vecchio regolamento che sarebbe successo? Col vecchio regolamento probabilmente sarebbero rimasti perché vedo che Matteo la guarda ancora i 4 noni posti li ho rianalizzati, e quei 4 noni posti avrebbero portato un sacco di punti. Tra l'altro non dimentichiamo nella prima giornata Marchiselli. Perché Marchiselli al quinto posto nei 10 km quinto, di marcia. Quinto posto, cioè nella marcia abbiamo raddoppiato il risultato e abbiamo avuto un terzo e un quinto posto. Quindi nella la marcia diciamo che è diventato uno dei vostri punti di forza a questo punto. Sì, in questo momento sì. E Marchiselli. Obiettivamente abbiamo una coppia di marciatori che solo una società italiana, l'Enterprise, ha migliore della Virtus Lucca, altrimenti siamo veramente, abbiamo due grandi talenti. Continua a vedere molto salto in lungo, ma d'altronde quando il nostro collega Lorenzo Bertolucci è arrivato, che è salito fino a Milano e che noi naturalmente ringraziamo sia per la parte giornalistica e anche per quella tecnica, è arrivato, le gare erano queste. Vince la Riccardi, Matteo, non vince, stravince mi sembra, no? Stravince. Giocavano in casa e insomma non si sono fatti. Stravince la Riccardi, era abbastanza... Tanto c'era la finale anche femminile, sì, ovviamente. Quella questa, del buono, questa è la famosa del buono. La del buono che speriamo... Questa può diventare una grande mezzofondista. Sì, mi sembra, è una grande Il problema mi sembra aver intravisto, non so se lo vedremo nelle immagini, anche il padre. Sì, il grande Gianni Del Buono, non so il presidente se lo ricorda, tu Matteo non lo so che sei, no, sei io un no, po' più giovane, ma il presidente se lo ricorda Gianni Del Buono. E qui invece Matteo siamo alla? Ai 800 metri, Andrea Giolitto, indubbiamente una stagione non all'altezza. Poi se non sbaglio ha dovuto fare anche la 4x400. Ha dovuto fare la 4x400 perché avevamo due infortunati, Mirko Romano che proprio non si sapeva già dalla vigilia, e l'ha sostituito Marco Ribolzi, Andrea Giolitto ha sostituito Alessandro Orsi. Purtroppo Andrea quest'anno ha avuto una stagione non all'altezza della precedente, e sia sugli 800 e onestamente anche in staffetta qualche difficoltà. Sì, lo vediamo un po' in difficoltà, un po' sottotono. Però le qualità ci sono. Come è arrivato Giolitto? Non ha portato punti. Però le qualità del ragazzo ci sono e sono convinto che 2015 possa esprimere i suoi reali valori. Come mai mi hai perso la voce in questo modo? Sono passate 48 ore e più, non è ancora recuperata. È tipico della settimana successiva alle finali nazionali, perché parto sempre con l'intento di stare calmo e tranquillo,
ma dopo la prima gara del sabato è già finita la voce. Già finita la voce. Ecco qui Presidente, ora possiamo vedere anche questa gara, poi le volevo chiedere un po', questi sono i 200, dove abbiamo Fabio, no? Fabio Pierotti, questo ragazzo di Gallicano, e beh, anche per lui poverino Presidente non era facile insomma, battersi con questi atleti magari anche più esperti. No, ma questo l'abbiamo fatto apposta. Per farlo crescere? Sì. Per aiutarlo a crescere? Sì, sì. Perché francamente il ragazzo è molto forte. Ha fatto 22-37 quest'anno, ha 17 anni, quindi ha tutte le potenzialità per salire. E era giusto che corresse anche la Oro. Cioè, potevamo far correre l'Orsi, no? Cioè, però avremmo avuto lo stesso un risultato con le presenze che c'erano sicuramente inferiore, e quindi allora meglio far correre i giovani e farli abituare al... Certamente, infatti io, quello una volta, soprattutto nella prima finale, all'Odi, mi ricordo, dell'Oro, si premiava le società che portavano anche gli allievi. Adesso non c'è più questo. Adesso non c'è più. È male, no, perché noi, in altri sport vediamo che appunto, invece, anzi, noi abbiamo, portato due allievi. E ne sono fiero perché si sono comportati bene. Tra l'altro, gli allievi sono uno Pierotti e l'altro Mariottini, che ha fatto titolare nella 4x400, che tra l'altro aveva quella 4x400 in cui il Mariottini era stato protagonista a Rovereto e ha fatto il settimo posto ai campionati italiani. Ecco, questa è già la gara dei 5.000, Matteo, dove chiaramente riponevate. Qui siamo in pratica alle ultime gare ormai, non so se addirittura questa è l'ultima. Era la penultima prima, sì, l'ultima della staffetta. Qui riponevate tante speranze. Sì, tante speranze di punteggio, no? e come poi alla fine è andata, anzi, sinceramente meglio di quello che erano le proiezioni. Un Chisorio sapevamo che sui 5.000 in un rush finale avrebbe avuto difficoltà con... sia il portacolori della 100 Tori Pavia che con Erasmus Cerce della futura Roma hanno un rush più forte rispetto a Chisorio. La sorpresa è stato il quinto posto di Rogut Matthew, che ha battuto Jamel Shakbi della Riccardi Milano, Pertile della Sindustria Sport Padova, tutte e due Shakbi e Pertile titolari della nazionale assoluta italiana, e direi che Rogut si è comportato in maniera migliore di quello qui che... quando sono rimasti in 5, però magari viene da sperare anche che le cose possano andare ancora meglio, no? Del terzo e quinto posto, o no? O sapevi che in realtà c'erano dentro degli atleti, diciamo, dotati di spunto più veloce nel finale? Indubbiamente. Beh, sì. Senti, ci dici su queste immagini due parole anche su Fabio Pierotti, visto che un ragazzo che insomma stai seguendo, mentre questo è l'arrivo dei 5.000, Fabio... vediamo il terzo posto di Chisorio e il quinto di Rugo. Fabio era un 17 anni, 17 anni, si è avvicinato all'atletica anche da poco, da un anno ora praticamente, quindi nemmeno una stagione agonistica completa, che ha stupito fin dall'indoor quest'anno con la conquista di quell'argento, poi con la squalifica, ma sostanzialmente l'argento vi era stato sui 200 metri categoria. Si è migliorato tantissimo sotto la guida di Luca Rapè. Fisicamente e mentalmente è un ragazzo che ha tutte le caratteristiche per poter puntare a togliersi importanti soddisfazioni nell'atletica leggera, e noi crediamo molto in lui, e fra me, il presidente e gli altri tecnici abbiamo anche, direi già, proiettato nel futuro, pianificato il futuro, e avrà un ruolo di primo piano, perché noi crediamo in lui come crediamo in Leonardo Mariottini e nella squadra che ritornerà in pista a partire dal 2015. Un'ultima considerazione con il Presidente prima di andare in pubblicità, poi ripartiremo proprio, credo, dall'ultima gara, quella staffetta 4x400 del Miglio, che poteva darvi l'ottavo posto, ma così forse lo sapevate già che sarebbe stato difficile. Ecco, avere lanciato anche, diciamo, questi giovani, ora al di là di come è andata, è comunque un motivo... Cioè, magari arrivavate ottavi con una squadra vecchia, non avevate le prospettive però che avete oggi, no? Certo, ma tra l'altro questa squadra ha i tre junior che ci sono dentro, hanno fatto tutti i piazzamenti notevoli, perché Picchiottino è arrivato terzo, Viarella è arrivato sesto
e Said è arrivato sesto. Quindi i tre junior hanno preso punti. Questo direi che non è poco. Questo c'è una squadra giovane con, che prende punti, non è una squadra... E se non sbaglio, poi andiamo in pubblicità, Matteo, poi in rampa di lancio mi viene in mente il ragazzo di Varga che fa il Bertolli, peso. Bertolli, Edoardo, ecco, che ho visto Tommaso anche alla presentazione. E qui cioè, posso... Chiaro, non potevate lanciarli tutti all'arena, qui no? Posso dare una notizia in anteprima perché sì. Stasera possiamo dare, dopo 3 anni di assenza, ritorniamo con la squadra allievi dei vari Pierotti, Mariottini, Boggi, Bertolli, ma del Chiaro, Belluomini e così via, torneremo sabato e domenica prossima in una finale nazionale di Serie B, ma saremo di nuovo in una finale nazionale con la squadra allievi dopo 3 anni dove di assenza. Grosseto, sabato pomeriggio, domenica mattina allo stadio Zecchini. Sì, finale B significa un po' la finale argento delle società. Sì, è strutturato in maniera diversa, le prime 12 fanno la Serie A e poi 4 raggruppamenti interregionali. Sempre finale a 12 si fa. Finale a 12. Quindi come funziona? Se per salire c'è promozione e retrocessione, finisce lì. L'obiettivo era centrare la finale, siamo entrati, sono usciti. E ora in finale con questi ragazzi mi sembra... Si parte da un sesto posto, l'obiettivo quello che era il nostro... Ma sono le proiezioni del Presidente? No. Queste non la parte, va bene. Dobbiamo fermarci, ripartiremo caro Presidente dalla 4x400... E poi vedremo anche delle interviste realizzate con alcuni dei vostri ragazzi, alcuni di quelli che sono stati i protagonisti. Poi nella parte finale dobbiamo proiettarci al futuro, certo. Futuro come quando si parla di una realtà come la Virtus Lucca, una realtà importante che da anni porta davvero alto il nome dello sport di Lucca e della provincia di Lucca in generale, vuol dire anche avere le strutture, no? Come dice sempre anche il presidente della Lucchese Bacci, avere le strutture giuste, in questo caso gli impianti, per poter fare non solo attività, ma per poter ospitare anche degli eventi, altrimenti noi dovremo sempre andare fuori, no? E mai potremo portare un po' di gente a casa nostra a far vedere le bellezze dell'impianto Moreno Martini, ma anche della città. Lì nella regia torniamo tra poco.